Ha preso il via ufficialmente con l'inaugurazione in piazza 20 settembre la 10ª edizione di Passaggi Festival che con più di 150 proposte culturali proseguirà durante tutta la settimana. A Fano si alterneranno presentazioni di libri, protagonisti dalla colazione sino a tarda notte, laboratori per bambini, aperitivi scientifici e mostre. Piazza 20 settembre, ma anche il Pincio e tutte le altre location sono pronte. Passaggi Festival, 10ª edizione sta per iniziare, tantissimi ospiti, tantissimi eventi e oggi iniziamo veramente già con nomi importantissimi. Il decennale è stato preparato con estrema cura, con tutta una serie di ospiti che valorizzeranno questa manifestazione. Appunto per il 10º anno sostanzialmente noi cominciamo a crederci sul fatto che questa sia una manifestazione nel suo genere tra le più importanti del nostro paese. Questa sera dicevamo grandi nomi, si parte con Vittorio Sgarbi, Stefania Andreoli qui proprio in piazza 20 settembre, Francesca Michelin al Pincio, ma anche la mostra all'ex chiesa di San Francesco. Sveliamo anche qualche altro nome per chi poi vedrà questo servizio che vorrà venire questa settimana. Questa sera iniziamo appunto con Sgarbi, ma nei prossimi giorni avremo dei nomi estremamente interessanti. Ci chiuderà Guccini, durante la settimana Saviano, e poi tutta un'altra serie di personaggi televisivi o meno, ma che comunque nel campo della saggistica e della letteratura in genere sono dei top per quanto riguarda l'Italia ma anche l'Europa. La Regione Marche crede in Passaggi quest'anno un contributo importante per questo evento che fa di Fano e di tutti gli ospiti che vengono, insomma, un punto di riferimento per la saggistica e non solo. Abbiamo investito come Regione Marche, diciamo con una volontà unanime, di dare evidenza a questo evento perché è un evento tra i più importanti per la cultura nella nostra regione e devo dire che abbiamo investito almeno il triplo di quello che si faceva in passato proprio perché poi arriva un momento in cui se ci si crede si deve dare una sostenibilità ai progetti e quest'anno il calendario, il programma e gli autori presenti dimostrano insomma quanto ha preso il volo questo evento, quindi per Fano ma direi per le Marche era importante investire in questa iniziativa. La partenza ha visto il primo appuntamento con la rassegna Libri in Piazza e Vittorio Sgarbi che ha presentato Raffaello, un dio mortale, edito dalla Nave di Teseo. Nome altrettanto popolare sul palco del Pincio, ovvero Francesca Michelin che ha presentato Il cuore è un organo, edito da Mondadori in compagnia della cantautrice U. In piazza 20 settembre Stefania Andreoli ha invece presentato Lo faccio per me, essere madri senza il mito del sacrificio, affiancata dalla giornalista di Repubblica Maria Novella De Luca. Oggi qui a Fano la presentazione del suo libro, qual è il messaggio che vuole dare a tutte le mamme ma anche a tutti i genitori? Guardi, non solo alle mamme, non solo ai genitori, ma io direi, se posso permettermi, agli esseri umani. Cioè mi piacerebbe che fosse un libro per tutti, non perché l'abbia scritto io, quindi auspiche che vada letto, ma credo che sia un discorso globale che riguarda davvero il fatto di essere persone in una epoca di transizione e cambiamento. Lei ha detto non bisogna avere il mito del sacrificio e questo sicuramente è importante soprattutto nella genitorialità. Sì, soprattutto perché se siamo convinte che essere madri sacrificali serva a nostro figlio, ecco, sappiate che non è così e la clinica, come ho provato a raccontarla nel libro, lo dimostra.